Bentornati su Rai News 24 e bentornati a Già Domani, la rassegna stampa con cui commentiamo le principali notizie di questa giornata che va a finire grazie alle prime pagine dei giornali in edicola tra poche ore che ci arrivano minuto per minuto. Ma fondamentalmente stasera parliamo di due temi. Il primo è chiaramente la crisi ucraina. Diciamo che ci sono due fatti in questa giornata che hanno colpito l'attenzione dei colleghi della carta stampata: la telefonata tra il presidente ucraino Zelensky e Biden, e dall'altra il no ai voli sul Mar Nero deciso da Kiev. Soprattutto questo è un elemento che colpisce molto l'opinione pubblica europea. E poi torneremo nella seconda parte a parlare di Covid, più che di Covid, di lavoro ai tempi del Covid, perché sapete che tra meno di 48 ore entra in vigore l'obbligo di Super Green Pass per chi ha più di 50 anni sul posto di lavoro, e ci sono diverse prime pagine critiche sul tema. Poi il titolo del Mattino di Puglia e Basilicata, l'avete intravisto prima: Draghi mette a rischio 1 milione di posti di lavoro. Le conseguenze del Super Green Pass obbligatorio in vigore da domani sono quelli tra i 50 e i 69 anni che hanno scelto di non farsi vaccinare, su cui il governo scarica la responsabilità di non aver imposto il siero a tutti e nonostante il 91% degli italiani sia stato già vaccinato. Questo è l'inciso forse diciamo più polemico, cioè il fatto di dire si poteva inserire l'obbligo vaccinale e quindi non lasciare alle persone la responsabilità di decidere la fuoriuscita dal lavoro di se stessi. Che da una parte diamo conto di un bollettino che dice determinate cose, che stiamo sulla coda della pandemia, che siamo in, forse finalmente stiamo vedendo l'uscita dal tunnel, e quest'obbligo ulteriore entra in vigore proprio adesso. È un tipo di gestione totalmente diversa dell'emergenza Covid, che qua non viene più vista come un'emergenza. Fauci ha detto che, questo nelle dichiarazioni di alcune settimane fa, ha detto che scalato fine gennaio si sarebbe andati verso una fase discendente dei contagi, ed è quello che stiamo vedendo. I numeri sono alti negli Stati Uniti perché siamo quasi arrivati a 900.000 colpiti dal Covid. Però nonostante questo, i casi ovviamente delle persone che vengono ricoverate in ospedale sta diminuendo, e soprattutto stanno diminuendo il numero dei morti. Stiamo sempre parlando di un paese che ha 330 milioni di abitanti e soprattutto ha un tasso di persone vaccinate che è di 20 punti indietro rispetto alla media europea. Però qui è aperto, come stavo dicendo prima, qui si è deciso di utilizzare un tipo di approccio totalmente differente da quello italiano. Il Green Pass quasi non esiste, ci sono stati come quello della Florida, con il suo governatore, che hanno deciso addirittura tempo fa di togliere l'uso obbligatorio della mascherina dentro i luoghi pubblici o privati. Nelle scuole non si usa più, nei supermercati, nei negozi, oppure negli aeroporti. Niente. Oppure città come quella in cui mi trovo io, Washington o New York, i quali per entrare in un ristorante viene chiesto no, qui non esiste il Green Pass, esiste la tessera vaccinale, è semplicemente un certificato che dice quale tipo di vaccino tu hai fatto e in che data, e viene chiesto contemporaneamente anche un documento di identità. E se non ce l'hai, non entri. E se non ce l'hai non entri, esatto. Però questo, ci tengo a dirlo, avviene solo in alcune città, in alcuni Certo. stati, perché soprattutto nella parte centro e sud dell'America non è obbligatorio e non lo è stato neanche nei mesi passati, nonostante appunto, come abbiamo detto, il numero dei contagiati sia alto.